Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno da Ponte Nossa questa settimana per parlare dei genitori e le paghette ai figli. Da un'indagine Istat è emerso che i genitori italiani sono quelli più generosi con i figli, elargiscono una paghetta molto alta. Ma è giusto dare la paghetta ai figli e soprattutto quanto deve essere alta oppure pochi soldi per permettere loro anche di dare importanza e valore ai soldi? E come devono essere controllati? Una misura attenta e precisa di quello che spendono tutte le settimane oppure dare loro fiducia e non controllarli sulle loro spese? Questo ed altro nel Sasso nello Stagno che inizia ora da Ponte Nossa. Parliamo di paghetta ai figli o ai nipoti. No, ai nipoti. Dalla paghetta? Certo. Ma settimanale ogni quanto? No, settimanale. Sì? Si può sapere quanto? No! È un segreto? È un segreto. Ma poi come la spendono i ragazzi questa paghetta? Oh, va all'oratorio e prende le merendine. Comincia da fare le paghette me. Ma ha figli? Ha nipoti? Ma i figli, uno è in pensione, uno lavora ancora, prende la sua paghetta. Lei. No, no, ma quando erano piccoli. Ah! Oppure i nipotini. Dava la classica mancetta? Certo, ma mi abituai a spente solce. Bravo, è quello, che qualcuno dà dei soldi appunto per fargli imparare a amministrarli. Amministrarli, certo. Lei, siccome sono passati tanti anni, si può chiedere, quanto dava ai suoi figli di Ah, questo non ricordo. Di paghetta? Non ricordo, io non gli davo tanto, Perché gli facevo capire che bisognava risparmiare perché gli animi a tace. Ecco. E controllava come li spendevano? Vabbè, certo, adesso non ricordo più. Certo. Andavano al cinema, andavano però all'oratorio, andavano. Poi dopo non si può proprio controllarli per tutta la vita. Certo, assolutamente. Ma dare i soldi ai ragazzi giovani? È un bene o un male? Adesso? È necessario dargli qualcosa, certo, perché devono i soldi, anche loro le devono avere qualche soldino in mano. Per imparare a amministrarli? Certo. No. O per spenderli? No, perché così, come facevo io, no? Devo comprarlo, dopo non c'ho più i soldi, devo imparare che... Lei era un tipo risparmioso? Ce n'era pochi. Il tema di oggi è la paghetta. Madonna signora. La paghetta ai figli. Ah sì. Come ti comporti? Bisogna dargliela. Sì. No vabbè, allora, io gliela do alla mia più grande che ha iniziato le superiori. Vuoi che vanno a scuola, la focaccina, però... Oramai gli serve la paghetta e la ricarica del cellulare, per il resto gli avanzi. Ah, e sono due cose separate queste? Sì. Non è che con la paghetta ti devi fare anche no, la ricarica? Bisognerebbe far così invece, perché mia moglie ha detto che gli diamo troppo. Quella miseria. Gli italiani infatti hanno fatto un'indagine, sono i più generosi in tutta Europa. No, allora, io gli ho detto, alla fine gli diamo 15 euro a settimana, sono 2 euro al giorno. Sì. Se ci bevono un caffè e si mangiano la focaccia, 2 euro è andato. Ok. Più o meno le cifre sono quelle. Ma lei come si comporta? No, lei li imbosca abbastanza bene. Infatti a volte gli chiedo, hai da cambiarmi monete? Sì, c'ho io 10 euro, 5 euro. Infatti dicono che i ragazzi di oggi fanno le formichine. Sì, no, li imbosca abbastanza bene. Dopo gli ho detto, allora, se fatti il regalo all'amica che compie gli anni, quello ti arrangi. Vabbè. Magari va a Bergamo col trenino, si arrangia, non mi chiede niente. No, per quello... È abbastanza responsabile. Ma i genitori devono chiedere conto di come sono stati spesi i soldi della paghetta? In teoria sì, però io a mia mamma gli raccontavo quello che volevo io. Okay. Quindi di conseguenza devi un po' fidarti. Non chiedi l'estratto conto, serio. Ah no, come fai? Vedi quando sono andate le 15 euro. Come fai? Non riesci. Niente. Anche perché adesso sono diventati. Mi dice Mari, no, non andiamo all'oratorio perché la lattina costa 2 euro, andiamo a quel negozio là che. No, sono furbi. Okay. Non c'è da. Andiamo tutti a quel negozio là perché là spendiamo 50 centesimi. Hai visto? No, lascia. Serve allora la paghetta anche per far imparare a amministrare un po' i soldi? Secondo me sì. Cominciano ad allenarsi.
per forza, se no arrivano quando prenderanno lo stipendio, che però vabbè, in qualche modo impari a gestirti, quindi vale la pena. La paghetta fissa ai figli, cosa ne pensi? Allora, dipende dall'età. Per i bambini molto piccoli io ad esempio non sono d'accordo, perché non hanno delle grandi necessità e quindi quello di cui hanno bisogno lo danno i genitori. Magari quando iniziano ad essere un po' più grandini, verso le medie, un piccolo contributo che possano gestire in maniera autonoma. Per farli anche imparare... Sì, imparare a gestire un po' i soldi, sì. Tu non hai figli? Ne ho due, sono piccolini, il più grande in quarta elementare e non do la paghetta settimanale a nessuno dei due. Per adesso sono Per adesso, sì. Pensi già, hai già un limite, quindi prima medio oppure magari anche prima superiore? Boh, magari andando avanti può essere che si cambi idea, però direi boh, sì, magari verso le medie può essere già un inizio. Tu l'hai avuta la paghetta? No, non l'ho mai avuta neanche da grande. No. Hai dovuto aspettare di lavorare? Quando c'era bisogno di qualcosa i miei me lo compravano e basta. Quindi eri tu che andavi regolarmente a chiedere i tuoi, mi servono i soldi per questo, per quello? Ma più che i soldi mi compravano proprio quello di cui avevo bisogno, per cui se mi servivano le scarpe mi accompagnavano a prendere le scarpe, per dire. Okay. E i soldi miei autonomi li ho avuti quando ho cominciato a lavorare, a fare qualche lavoretto estivo. Ok. Quindi non della serie datemi i miei soldi che mi voglio amministrare come voglio, se voglio comprare questo vado, se mi voglio comprare il gelato voglio avere i soldi per comprarmelo? No. Ha fatto qualche differenza questa cosa? Il fatto di non avere a disposizione sempre dei soldi nel tuo portafoglio? No, direi che me la sono cavata lo stesso. Nonostante quello hai imparato lo stesso a amministrare i tuoi soldi? Sì, esatto. Tu non hai mai ricevuto la paghetta? Sì, dai genitori. Ah, a che età hai cominciato a riceverla? All'inizio, tipo ai compleanni, dalla nonna, così. E poi mano a mano crescevo, iniziavi a uscire il sabato sera, magari te lo davano qualcosa. Ah, solamente in quell'occasione? Sì, più o meno sì, poi compleanni, feste, comunioni, quelle cose lì. Ma te lo davano in cambio di qualcosa, della serie dovevi fare dei lavoretti per meritartelo oppure una paga fissa? No, però magari andavi bene a scuola, a fine della pagella, magari ti davano qualcosa. Era un incentivo per studiare di più? Magari sì. A gestirli bene, ultima domanda. Serve magari li gestivi bene, li spedivi tutti? Dipende, a volte sì, a volte no, dipende. La si dà la paghetta ai figli? Cioè, se ho figli. Ma una volta, quando erano 15 anni. Certo. Sì. Per forza. Ma una paghetta settimanale fissa? Oppure in base a se prendevano i buoni voti a scuola? Ma come capitava? Come capitava? Cosa dovevano fare? E i genitori? Devono controllare sui soldi, come spendono i soldi figli? Certo, quello sì. Sì. Perché c'è il pericolo che li possano buttare via, non ci si fida? Certo, per forza. Lei riceveva la paghetta? Ai miei tempi no. No. No, perché non ce n'erano. Quindi se c'era bisogno di qualcosa chiedeva? Bisognava chiedere, sì. Adesso, vabbè, chiedono lo stesso, ma... vogliono sempre qualcosa in tasca. Ma secondo lei i ragazzi di oggi sono più formichine, risparmiano o spendono tutto? Spendono. Spendono? Tanti sì, tanti spendono. Abbiamo dei ragazzi spendaccioni? Sì, ce ne sono pochi che risparmiano, pochissimi. E i genitori dovrebbero un po' tirare le orecchie su questo fronte o vabbè? La vita è così. Cosa fare? Non c'è niente da fare. Diciamo che fanno girare l'economia. L'economia, prendiamola così. I bar fanno girare i bar. Ah, ecco, perché secondo lei i soldi, la paghetta che si danno ai figli vanno a finire lì? Più o meno. La paghetta? La paghetta per i figli. No, io la do al papà. Te la danno ancora la paghetta? No. Tu l'hai avuta la paghetta? La paghetta sì. Da quanti anni hai cominciato a ricevere i soldi dai tuoi genitori? Da quando sono nato, dopo gli chiedi sempre i soldi. E come li spendevi? Cioè, no, li spendevi tutti? Vi spiego, fino a 18 anni i miei soldi non li ho mai spesi. Ho sempre messo io qui la paghetta, l'ho messa via, poi spendevo ancora quelli del papà.
Ma a che età hai cominciato a lavorare? Io, vabbè, avendo l'azienda agricola ho sempre lavorato da piccolino. Mm. Più avevo la paghetta la mettevo via. Ah, quindi, più... quindi lavorando nell'azienda agricola comunque ti riconoscevano qualcosa? Sì, 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 la mancia così, tante volte diamo la mancia, però i miei soldi fino a 18 anni li ho sempre messi via. E se volevo qualcosa andavo da papà, dalla mamma a farmeli comprare. Ah, è giusto, cioè essere i miei soldi guadagnati, mantenetemi come figlio, ma quello che ho guadagnato. Certo. Sì, Ma come quelli seri, una volta esisteva il librettino al portatore? No, io non... Tutto sotto materasso. Un materasso bello pieno. Ah, beh, e poi a 18 hai cominciato a spendere? No. Come hai detto tu? No, dopo hanno cominciato a richiedermeli. Quando ne avevo più tanti io di loro, mi hanno cominciato a chiedere. Ma della serie formichina, sì, o spendaccione? No, io formichina, ma di quelle... Risparmio. Ma il fatto di essere bravo a risparmiare è una cosa che ti sei portato avanti anche da adulto oppure poi è cambiata? È un po' cambiato, però adesso ho cominciato a spendere. Beh, ti concedi qualche lusso in più? Ma sì, ogni tanto. Va bene. La paghetta ai figli? Sì. Ma sì, che bisogna dargliela. Sì? Sì. Da quale età? Adesso devo riflettere un attimino. Allora, non esagerare coi soldi, ma neanche lasciarli senza, e non da piccolini, perché non gli servono i soldi. A noi ci davano cos'è? Aspetta, 1.000 lire, adesso sto pensando, 1.000 lire era tanto. Ci davano 100 lire e ne... ma non lo so, lì poi è difficile. Ma fare ti ricordi come spendevi la tua paghetta? Sì, 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 mi ricordo perché andavamo solo all'oratorio noi, ma vanno all'oratorio anche adesso. Okay. Sì, dopo, in gelati, è cambiato un attimo l'età, l'età. Però poi lì i genitori sbagliano sempre. Allora, se si danno troppi soldi, sbagliamo. Se li lasciamo senza soldi, poi magari chi lo sa, sono sempre. Qual è secondo te la giusta paghetta che si merita un ragazzo di 15 anni? Allora, secondo me, visto che io ho figli già grandi, non bisogna esagerare a dargli soldi, anzi, piuttosto di meno, e poi non dargli tutto. Ma sì. Soprattutto i genitori devono controllare come spendono questi soldi o bisogna lasciare a loro la capacità di gestire? Poi noi, quando i figli escono, possono raccontarci che vanno di qua e poi vanno di là, non è che gli siamo sempre vicino. Certo, no, sì. Tu non chiedevi, allora, lo scontrino, fammi vedere come hai speso i soldi. Allora, io ti devo dire solo questo, che con la mia esperienza, che i miei figli ormai hanno 30 anni, non bisogna esagerare con i soldi, piuttosto lasciarli un po' senza, piuttosto. Perché io, allora, i miei genitori erano contadini così, e perciò rispetto magari ai miei amici avevo sempre pochi soldi. Però adesso veramente li ringrazio. Magari a momenti sei anche... dici, però vorrei fare questo, vorrei comprare quell'altro e non hai i soldi. Però poi, andando avanti con l'età, è meglio sudarseli. Quindi capisci l'importanza così. Sì, sì. E poi non riesco a spiegarlo, nel senso... Quindi responsabilizzata quando li avevi in mano. Sì. Gli davi più valore? Perché e poi magari pochi. Non so, anche con piccoli lavoretti ci se li guadagna, non è perché, certo. Mi fate venire in mente una domanda. Perché anche adesso io ho colleghi che i loro figli studiano e comunque vanno al bar a lavorare, portano le pizze e sono anche giovani, nel senso, non è che fanno le superiori, e comunque piuttosto che trovarsi lì, ti do 50 euro, perché cosa si dà? Con 10 euro cosa si fa adesso? Non si fa niente, con 50 euro per me sono tantissimi. E ci sono ancora delle ragazze, signore, che danno anche il 2 euro ai figli, perché che vanno anche a scuola, che vanno 2 euro, dici, ma cos'è, gli dai 2 euro? Eppure poi se li fanno bastare. Io veramente, perché se tornassi a avere dei bambini piccoli, anche adolescenti, gli darei pochi soldi. Cos'è? La paghetta ai figli? Non gliel'ho mai data. No? Effettivamente no, in casa nostra effettivamente, anche se se la fossero guadagnata a voler guardare, però era una questione di principio. Infatti ci sono due scuole di pensiero,
soldi quando esce, quando ha bisogno, oppure la paghetta fissa? No, effettivamente non è mai stata così in casa nostra, perché siamo stati allevati anche noi con la cosa così. Non era un obbligo fare una cosa che comunque dovessero essere pagati, assolutamente. Io gli davo la mancia ugualmente, ma non era una cosa che comunque dovesse esserci questa, diciamo, paghetta, come dite voi. La mancia, tra virgolette, come diciamo noi, gli si dava ugualmente, ma non è mai stato un obbligo di ricevere la paghetta. Poi quando sono andati a lavorare, effettivamente hanno iniziato, ma solo perché abbiamo discusso in famiglia che tenessero i soldi loro, ma con questo non era un obbligo o l'hanno preteso di tenere i soldi loro, assolutamente no, questo no. Poi c'è la filosofia di qualcuno in casa della paghetta al contrario, cioè i giovani che vanno a lavorare qualcosa della loro paghetta la devono essere quelli che lavorano che lasciano un po' di paghetta in casa. No, quando hanno iniziato a lavorare c'è stato Thomas che un attimino, che era un pochino più, la figlia no, era molto diligente, non ne ha mai neanche parlato, ha sempre lavorato con me. Invece Thomas mi ha detto: mamma, ti lascio un qualcosa in casa e gli altri li tengo io. Quando ci siamo seduti a parlare in casa gli ho detto: no, tu stai qua, le regole sono così, se ti sta bene così, altrimenti. E mi ha sempre detto: no, guarda mamma, è giusto che sia così. Allora, io sapevo le sue necessità, le sue esigenze, e quando ho deciso di lasciarglieli, allora sono rimasti per lui, sono rimasti, li ha gestiti bene e lui, per spontaneità sua, li ha lasciati a me. Però non è stata una cosa decisa in casa. Non i genitori stata... devono controllare dove vanno a finire i soldi, sì, come li spendono. Controllare, sì. Controllare sì, anche perché a sua insaputa, quando lì non c'era, la ribaltatina della casa c'era. Però... almeno noi siamo stati cresciuti così, mia figlia sta crescendo i suoi figli con una determinazione uguale così. Però da mia nonna, da tutti, comunque sia, siamo stati allevati così. Il metodo è buono, funziona bene, bravi figlioli. È sempre stata così e penso che siamo in 100 e più nella grandissima famiglia di mia nonna che aveva 9 figli e non ci sono mai stati, tra virgolette, posso ringraziare Dio che non ci sono stati né delinquenti né niente. Con questo non vuol mica dire che i ragazzi che sono diversi, di opinioni, venga su, certo, tutti i delinquenti, certo, per amor di Dio, però io penso che il rispetto per la famiglia debba essere ancora così come ci hanno allevato tutti noi e siamo venuti su, grazie a Dio, senza le paghette, le cose, però ognuno ha la sua opinione, per carità, certo, di Dio, io non voglio togliere niente a nessuno. Però il suo metodo ha funzionato. Ha funzionato, vi ringrazio, buona giornata a tutti. Tu ricevi la paghetta? No, io no. Perché sei grande ormai. Sono grande, no, però me li danno quando ne ho bisogno. Quindi vai regolarmente a chiedere? Esattamente. No. Ma preferiresti avere una tua paghetta fissa la settimana? Ci pensavo proprio ieri, sì. Cioè? Preferirei avere tota settimana. Perché ci pensavi? Perché ti dà un po' più di indipendenza, riesci meglio a gestire un modo per riuscire meglio, certo, a gestire i propri risparmi invece che continuare a chiedere. I genitori si domandano, ma i ragazzi di oggi, quando ricevono la paghetta, sanno fare le formichine oppure appena gli dai... I genitori conoscono i figli e quindi nessun problema. Nel tuo caso saprebbero che fai la formichina. Sì, ma penso che in generale comunque uno se ha un tot al mese, un tot a settimana, anche più spende con più obiettività, quindi potrebbe servire. E qualcuno dice... Però io non faccio parte di questa... E qualcuno dice, meglio pochi soldi, così danno importanza al valore dei soldi, qualcun altro dice no, devono avere anche la libertà di qualche sfizio, allora... Ma sì, qualche sfizio per forza. Quindi quant'è la paga giusta mensile? No, non farmi questa domanda, però dipende dagli studi, dipende uno se è a casa o fuori casa, dipende da mille cose. Non anche dall'età? Età, sicuramente. Per te sì. Diciamo che un 200 euro al mese? 200 euro, sì, potrei starci, e come? Ah, ok, allora facciamo 150. No, 200 va benissimo. Hai figli? No. E tu da figlia prendevi la paghetta? No, io davo tutti i miei genitori, mi davano 100.000 lire al mese. Cioè?
cioè, mi davano 100.000 lire al mese per le mie spese. Ah, ok, quindi... Ah. Sì, dai, era una forma di paghetta, anche se li guadagnavo io i soldi. Ma che bella cosa! Mm. E tu eri contenta di lasciare il tuo stipendio? No, ovviamente. Come tutti i ragazzi, non credo. No, però una volta era così. Mm. E con 100.000 lire al mese, tu riuscivi a starci dentro? No, vabbè, poi qualcosina in più la mamma si chiedeva sempre. Ah, ok, quindi non era proprio... Però erano 20 anni fa, anzi 25 anni fa, quindi magari potevi anche starci dentro. Cos'è, volendo. Cos'è questa cosa? Come, è una cosa giusta secondo te ridare ai genitori quelli che loro hanno speso durante la loro vita da adolescente? Ma secondo me sì, dai. Lasciare la paga in casa? Sì e no. Io non ero contenta, quindi dirlo adesso mi sembra un po' ipocrita. Però magari col senno di poi da adulto. Non come adesso, che non danno proprio niente, dai, una via di mezzo. Okay. Adesso è troppo esagerato, forse. E tu cosa facevi con quei 100 euro? La formichina? No, no, mai fatto la formichina. Ok. Quindi no. Tutti quelli che c'erano si spendevano. Sì, sì, non bastavano neanche quelli quasi. Però vabbè, ci si accontentava forse un po' di più. Non avevamo il cellulare, quindi non c'erano ricariche, eccetera. Io mettevo la miscela nel ciao. Ah, ecco. Non fumavo le sigarette, quindi... Quindi i soldi si usavano per la miscela del ciao e per andare in discoteca? E per andare in giro, sì. Certo, per andare all'estasi la domenica pomeriggio. Ah, ecco. Erano le cose più belle. Sì. Sì, ovviamente c'era la paghetta e bisognava starci dentro. Ma ti lamentavi perché era sempre poca oppure ti bastava? Non era sempre poca. Ah. Prima si andava dalla mamma, poi si andava al papà. Ah, ok. I nonni. Ah, ecco. Facendo gli occhi dolci. Esatto. E qualcosa si riusciva a prendere in più. Formichina? Risparmi? No. Tutto, si arrivava a fine settimana a zero. Ah, ecco. E quindi ogni volta. E si ripartiva. Tu come ti comporterai con questa birba? Vedremo, adesso abbiamo già cominciato a dargli il suo salvadanaio e poi... Ah, sì? Sì. E quindi i regalini dei parenti. Si mettono via. Esatto. E quando arriverà più grande? Quando arriverà più grande, se li meriterà, sì, no, la sua paghetta ovviamente, se bisogna dargliela. Perché ci sono due scuole di pensiero, quelli che dicono paga fissa oppure solo se li merita? Solo se esce, solo se fai lavoretti? Sì, se è bravo a scuola, si dà l'euro magari in più. Facevano così anche con te? Sì. Ti obbligavano a portare a casa il 10? Io a scuola non ero tanta brava, perciò. Ah, ok. E quindi lì... sempre quella fissa e basta. L'extra non arrivava mai. Grazie mille. Lei ai suoi figli gli dava un po' di soldi? No, aveva solo uno. Non è che ne davo tanti, ne ho dati troppi. Ah. Perché era solo uno. E quindi la coccolina? Quindi, quando si faceva un anniversario o qualcosa del genere, allora sì, allora si ne davo tanti. Non è che avevo una paghetta settimanale, mensile, però i soldi non gli sono mai mancati. Forse era meglio stringere un po' di più. Dice? Sì, perché non sanno più gestire i soldi quando ne hanno tanti. E invece qualcuno dice che dare i soldi ai figli da piccoli fa imparare loro a gestirli bene. Si ricorda quando le banche hanno detto di fargli il libretto e portatore. E loro poi avevano imparato anche a prenderli giù bene e metterli su. Questo è bello. Ha capito? Io sono per quel calato lì, ero contrario. Se gli gestivo io i soldi non è che gli manca qualcosa. Certo. Però se i suoi soldi glieli gestivo io sicuramente stavo meglio, anche a non lasciarli mancare niente, perché loro non è che non sai quando è abbastanza, comprano un paio di scarpe, poi un altro paio, hanno i soldi e li gesticano come vogliono. Ma no, i genitori devono rendere conto, appunto sarebbe meglio che si facessero dire dove sono andati a finire tutti i soldi. Sì. Ma quando cominciano ad andare a lavorare è che sei in due, il marito e moglie, no? Poi ti dice uno lasciagli i suoi soldi, lasciagli. Invece io ho trovato che è stato sbagliato, che è bravissima, è una figlia bravissima e non posso dire niente su questo, però è un po' la mania del shopping, sai com'è. Lei non era molto da shopping? Diciamo che io quando era necessario ci andavo anche a shopping, ma... Non è... Ma senza esagerare. No, certo. Ecco. Anche adesso che a 40 anni è sposata, io gli faccio delle osservazioni che sarebbe meglio non fargliele forse. Però adesso c'è i nipotini. I nipotini, allora due nipotine, però anche con quello
cerco di dargli un po' una... Sono più... E immagino le nipotine che andranno dal nonno. Nonno, nonno! No, e nonno, col cuore d'oro, sgancia la mancia. Ti tirano fuori i soldi anche a non volerlo, certo, però senza esagerare. Ma lei si ricorda, in lire, le dava ovviamente in lire a sua figlia di 40 anni quando era giovane, che paghette si dava? Il 1000 lire a settimana? Ma sì, sono 1000 lire. Poi dopo... E a quell'epoca erano fior di sì, soldi. Sì, ma io, come torno a dire, quando gliela davo io, stava più attenta. Quando ho cominciato a fare quel lavorare un po' così, allora... Perché non li ha pretesi? C'era qualche genitore che diceva lascia, sì, perché... Sì, sì, beh, sì, giusto, si pensa, era si così. Pensa, ce l'ha però detto. Si è in due, Certo, quindi... La moglie... no, qui poi si sentiva in giro, no, ma è meglio lasciarli a loro. E su queste cose? Imparano a gestire, sì, imparano a gestire. E su queste cose hanno sempre più ragioni le mogli? Non so se hanno ragione o mica, perché... Però, ecco, io sarei per la paghetta, ma senza esagerare. Bisogna darla la paghetta ai figli? Se potrà, aiela, sì. Mia è un'invalida anche, che rimane in invalidità e lei è disoccupata. Perde più... Certo. Perché siamo andati adesso all'agenzia delle entrate, ma per pagare bisogna pagare, ma per riscuotere? È pesante. Aspetta, aspetta. Certo. Mi hanno dato una risposta, non lo so signora quando la pagheranno, potà, fa cos'è. Bisogna solo... Aspettare e sperare, e morire, perché se mia non sa che la mantengo, chi la mantengo? Ma lei quando era piccola, dai suoi genitori, le davano un po' di soldi? No, 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 perché alla nostra età, noi, i nostri tempi, in da guadagnare sei palanchi. Sì, andando a lavorare, a 12 anni, a fare la lavandera. E i soldi li lasciava ai genitori o li si teneva per sé? Con 100 lire alla settimana, che dopo, ok, no, i soldi che prendevo andavo a fare la lavandaia, no. Ma per 100 lire a settimana che tenevo io, almeno ok. Non so, per due caramelle. E lui usava, e faceva la formichina, risparmiava oppure, c'ho sti 100 lire benedetti, li spendo. Con 100 lire secondo lei cosa devo fare? Tanti anni fa era diverso, non è come oggi, con 100 lire potevi comprare. No, noi non, di sicuro non eravamo come oggi, perché d'altronde i soldi non ce n'erano, Certo. Era tutto un altro mondo. A 12 anni se l'è sudata. Urco, dai 12, guardi, che non 66, sto ancora sudando. Le dava ai figli la paghetta settimanale? No, ma perché mio figlio è andato via a 16 anni e direi che ormai gli era il nome, c'erano già per suo conto. Perciò non c'è stato bisogno. Basta paghetta. Parliamo della paghetta ai figli. Sì. Tu hai figli? Due. Che ormai sono grandicelli. Grandine, sì. Però... Quando avevano 10, 11, 12, 15 anni, arrivava la paghetta a fine settimana? A me sì, ma non tantissimo, a dire la verità. Loro ne prendono molto di più, dai nonni, ogni scusa è buona, il bel voto a scuola, il regalino, il compleanno, sono molto più fortunate. Ma i genitori, la mamma in particolare, controlla poi nel portafoglio? Ma talvolta. Un po' tento di dare fiducia, perché comunque bisogna anche responsabilizzarle, secondo me, in qualche modo. E vado un po' a tentativi, e un po' tento di stargli dietro, di dare insomma una buona, però sono abbastanza brave, devo dire la verità, almeno per il momento. Quindi non spendono in vano i loro soldi? No, sono abbastanza, diciamo, intelligenti nelle loro spese. Che età hanno, se posso? 11-13. Ah, oh, quindi sono ancora piccoline. Sì, sono piccole, per quello che dico sono abbastanza anche gestibili. Beh, 13 anni... Vedremo tra un paio d'anni. Magari cominceranno a spendere un po' di più. Sì, come finisce. Tu invece? E io cosa? Eri... Non me le danno le mance adesso, me le guadagno. Quando eri piccolina facevi la formichina, quando ti davano i soldini li mettevi via nel No, perché prendevo così poco che li spendevo tutti a catechismo la domenica. Oh. Erano proprio le 3.000 lire, no, neanche il 1.000 lire al mese, e finivano tutti in caramelle a catechismo la domenica, oppure il gettone della sala giochi proprio... Che bei tempi. Mamma mia, sì. Sì, 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 sì. Sì. Un po' meno fortunata di loro. Vabbè, perché, scusa. Non era proporzionato, eh. Dici che secondo te il fatto di avere meno non aiuta a dare più senso, più valore ai soldi? Rispetto a loro che oggi ne hanno di più? Sicuramente sì, però un po' anche come viene spiegato un po' le cose, perché in base anche alle possibilità, perché mi ricordo anche io magari prendevo il 1.000 lire e c'era chi invece ne aveva molti di più in tasca. Certo.
e non so se a loro non sia stato diciamo spiegato il valore dei soldi come invece è stato spiegato a me, magari loro avevano solo la possibilità di averne di più. Però tu adesso da adulta non darei tanti soldi. E soprattutto sei diventata una spendacciona o grazie all'insegnamento al valore che hai dato i soldi tenti di risparmiare? Una via di mezzo, nel senso che secondo me, cioè, se ne avessi qualcuno in più magari lo spenderei, però sempre senza buttarli via. Okay. Sì, sicuramente sì. Quindi non dal parrucchiere ogni 3 giorni? No, però non ne ho bisogno. Grazie mille. Cosa ne pensa del discorso? Porta, dovranno vivere anche loro . E bisogna fare qualcosa. Quindi bisogna elargire. Basta che non se ne approfittano troppo però. Perché qualcuno magari, sai, dai 5 vogliono 10, dai 10 vogliono 20. Basta dare sempre quello. Sì, dare sempre quello, ma se loro dicono che non basta, cosa fai? Li hai spesi male, fatti i tuoi, non ce ne sono più. Devi essere forti. Ecco. Un grazie enorme a tutti voi che avete risposto alle mie domande per il Sasso nello Stagno della giornata qui a Ponte Nossa sul tema paghetta e figli. Grazie anche a Vladimir Lazzarini per le riprese e il montaggio del Sasso nello Stagno e l'appuntamento che torna con la nostra trasmissione tra 7 giorni, sempre qui sull'88 di Antenna 2 TV.